Io ho ascoltato la sua relazione, ovviamente è stato in termini molto, molto diplomatici, diciamo, e anche abbastanza generali. Vede, a ridosso del cosiddetto golpe in Turchia, un autorevole membro di questa assemblea ebbe a modo di rivolgersi al nostro gruppo parlamentare dicendo che solo quelli non avvezzi a trattare la politica estera potevano pensare o sperare che ci fosse un cambiamento in Turchia con la caduta di Erdogan. Io penso che essere troppo avvezzi porti alle sue fazioni. E quindi il famoso modo di dire lo pensavamo e pensavamo, io penso che non possa più contare, Ministro, perché lei mi insegna che la Turchia dà dei segnali preoccupanti da un bel po' di tempo. Il progressivo abbandono della laicità indicata storicamente da Atatürk è un po' che è in atto. Già qualche anno fa ci furono degli interventi sull'esercito anche con dei processi, proprio perché l'esercito, lei mi insegna, in Turchia è sempre stato il testimone di quella laicità che poteva portare forse a ragionamenti diversi. Noi, lei sa, storicamente noi non siamo stati mai favorevoli all'ingresso della Turchia in Europa per molti motivi, oltre che valoriali, anche perché riteniamo che il ruolo della Turchia debba essere o poteva essere in modo diverso in quello scenario. Pochi anni fa, Ministro, la Turchia si era messa in una posizione, diciamo, di dialogo duro anche con l'Europa, sapendo o pensando, illudendosi, di avere forse delle opzioni. Noi gli proponevamo, non noi il mio gruppo, diciamo l'Europa, una via preferenziale con l'Europa, e loro dicevano benissimo, se non ci volete in Europa noi faremo i leader di quello scenario, di quell'area medio orientale, perché tanto siamo il paese più avanzato, e quindi si mettevano in condizione di essere molto contrattuali con tutte e due le parti, non dimenticando poi certamente che sono anche un crocevia energetico, e questo lo sappiamo benissimo. Bene, quindi la preoccupazione, signor Ministro mia, non è nemmeno rivolta unicamente alla Turchia, ma al nostro ruolo in quello scenario purtroppo difficile e drammatico. Cosa farà la Turchia con i curdi? Cercherà di spingerli in un tentativo di governance diverso dell'alta Siria in Siria, perché trova forse la soluzione sua interna? E anche lì, vede, io già nella scorsa comunicazione le avevo sottoposto una sensibilità. Signor Ministro, io penso che noi come Italia dobbiamo essere più affrancati rispetto alle politiche dell'Europa in termini di politiche estere, perché questa Europa, lei non potrà mai ammetterlo, non è coesa. Lo sappiamo nella situazione in Libia, dove noi facciamo delle operazioni di un certo tipo, i francesi appoggiano qualcun altro. Lo sappiamo sul settore che riguarda anche la Turchia, che è la Siria. Lei mi spiega perché noi non possiamo riprendere un percorso che non è semplicemente legato ad un governo diplomatico di rappresentanza, quando altri paesi europei hanno le rappresentanze diplomatiche siriane nei loro paesi? Lei mi vuole spiegare perché noi accettiamo di un embargo e stiamo nella regola dell'embargo, e i francesi aprono per esempio le filiali delle loro aziende in Siria? Sono troppe cose, signor Ministro, che dovrebbero farci pensare che una nostra autonomia, essendo, mi permetta di dirlo, lei è il nostro ministro degli esteri, quindi in questo caso veramente dovrebbe rappresentare e rappresenta tutti noi. Noi siamo diversi dagli altri paesi europei, noi siamo nel Mediterraneo, e quindi il mio invito a fronte di ciò è affrontare questi problemi in Siria, affrontare il ruolo della NATO, affrontare il ruolo di una Turchia che si sta dimostrando in questo momento in difficoltà, ma che non può più cercare il nostro aiuto, perché fino a ieri ci ha ricattati. La ringrazio.